miseria e della viltà degli uomini. Le tenebre in cui l'egoismo conduce lo spirito umano. E ancora, la profondità dell'abisso in cui precipitano tutti quelli che seguono strane lontane dalla verità e dalla realtà. Quando ci hanno invaso, attraversando la frontiera, mi fu intimato di arrendermi, ma non potevo accettarlo. Presi il mio fucile e scomparvi. Ho cambiato spesso nome, ho perso mia moglie ed i miei figli, ma ho molti amici e qualcuno di loro è con me. Una donna anziana ci ha dato riparo, ci ha nascosti in soffitta, poi sono arrivati i soldati, è morta senza dir niente. Eravamo in tre questa mattina, stasera sono solo, ma devo andare avanti. Le frontiere sono la mia prigione. Il vento sta soffiando. Il vento sta soffiando tra le tombe. La libertà arriverà presto e allora usciremo da Londra. I tedeschi erano nella mia casa. Mi dissero: consegnati, ma non ho paura. Ho ripreso la mia arma. Ho cambiato nome 100 volte. Ho perso mia moglie ed i miei figli, ma ho molti amici, ho con me tutta la Francia. Un uomo anziano in una soffitta ci ha nascosti per la notte. I tedeschi lo hanno preso, è morto senza sorprendersi. Il vento sta soffiando, il vento sta soffiando tra le tombe. La libertà arriverà presto. E allora usciremo dall'ombra. Allora usciremo dall'ombra. Ecco, io vi chiedo di ascoltare attentamente le parole di questo testo. Che ci parlano di un uomo che combatte, di un uomo che ha la speranza di un mondo più umano, e che sente che la speranza è più vicina e il fucile è lontano. Di un uomo che muore con i suoi compagni, con i suoi amici, di figli che vedono morire i padri, per poi far vivere, per poi ridare al nostro paese la libertà. Ecco, io ritengo che sia giusto, sia doveroso che ognuno di noi ricordi sempre chi siamo, chi è il nostro paese, chi siamo stati, e che se noi siamo qui è grazie a loro. Io vi chiedo di accompagnarmi con le mani. Okay. Da uomo libero non mi nascosto, io sogno di poter partire e ritornare a casa mia senza paura di aver fatto un torto. Quanti conformisti è nato qui sulle montagne con un'arma in mano, la libertà in avanti tutti con la speranza di un mondo più umano. La vita è breve, ma per la patria anche ogni istante vale un'esistenza. L'esistenza non sarà vana se quando un uomo tra le genti guiderà la folla, noi ci siamo. Portami in battaglia a difendere la casa che amo, e se mi spareranno allora io non sarò morto in vano. Guardo oltre la trincea con un fucile in una mano, ho il sorriso dentro gli occhi, il mondo libero non è lontano. Portami in battaglia
a difendere la gente che amo. Non esiste ideologia quando difendi un valore umano. Guardo oltre la trincea con il cuore in una mano. La speranza ormai vicina e il fucile ormai lontano. Speranza non muore, ma noi sì, per tenerla ancora poco in vita. Noi sappiamo che oggi va così, con lo scopo di vivere e morire. Noi speriamo che quando si alza il dì, non ci sia più quell'odio che sta qui. Con la resa non parleremo, con nemico di fronte solo sì. Non esiste né un forse né un'attesa, oggi qui siamo pronti a perir. Con la mente che batte il cuore pensa, oggi qui si muore per vivere. Con la mente che batte il cuore e pensa, oggi qui non tramonta un altro dì. Porta di battaglia a difendere la casa che amo. Se mi spareranno, allora io non sarò morto in mano. Guardo oltre la trincea col fucile in una mano. Ho il sorriso dentro gli occhi e il mondo libero non è lontano. Guarda di battaglia a difendere la gente che amo. Non esiste ideologia quando difendi un valore umano. Guardo oltre la trincea con il cuore in una mano. La speranza ormai vicina e il fucile ormai lontano. Con la mente che batte il cuore e pensa, oggi qui è cambiato un altro dì. Viene adesso consegnato il memento dei combattenti, famiglia con vecchi e bambini. Spalancata la porta, nella penombra dell'ingresso vennero sparate raffiche di mitra e Alfio, gravemente ferito, si accasciò su un mobile. Nicola Patanè, medico, antifascista, perseguitato e confinato politico 1941-1942 a Pisticci, provincia di Matera. Scatenò un'irruzione della polizia fascista quando un ragazzino si trovò per istinto a scrivere sul muro della chiesa del popolare quartiere San Giovanni la frase «Viva Matteotti» alla notizia del feroce assassino per proseguire la sua posizione spiato e pedinato dall'ovra. La feroce polizia segreta del regime fino all'internamento nel confine politico di Pisticci, dove il regime rinchiuse il fiorfiore degli intellettuali, qualche nome, Filippo Rossi, Doria, Terracini. In quella Lucania, terra di povertà estrema e di paludi,
limitrofo e sodale onoratissimo amico di Carlo Levi, che gli dedicò il suo Cristo si è fermato a Eboli. Per tutta la sua vita fu vicino idealmente e professionalmente al popolo più umile, nel nome della sua fede politica e sociale. Volevo dire una parola a nome della mia e per tutta la mia famiglia. Siamo orgogliosi ed onorati di ricevere questo premio, perché il nonno Nicola e tutte le altre persone si sono battute tanto per questo. E un'ultima cosa, penso nel nome del nonno e anche della nostra famiglia, in questi giorni penso che siano giorni di nuova resistenza, no? Eventi avversi, situazioni spiacevoli ci spingono magari alla paura di sacrificare le nostre libertà. Ecco, il nonno e tutte queste altre persone ci hanno insegnato che per essere liberi ci vuole coraggio, non paura, adesso. Si procede adesso alla scopertura della targa che segna ufficialmente l'intitolazione di questo luogo con la nuova denominazione Largo 25 Aprile 1945. La cerimonia è finita.